Si chiama Stella Maris, la nuova cappella religiosa della stazione marittima di Napoli, inaugurata dal cardinale Crescenzio Sepe. Numerose le autorità civili e militari intervenute alla cerimonia, oltre ai rappresentanti del comitato welfare per la gente di mare. Al termine della celebrazione, una processione con l'effigie della Madonna, accompagnata dalla fanfara dei carabinieri. Nella stazione marittima anche un'iniziativa di solidarietà, con un mercatino per gli oggetti realizzati dai ragazzi delle associazioni di Scampia e di Nisida. Un'ottima occasione per festeggiare il primo giorno di primavera, come conferma il cardinale Sipe. È il primo giorno di primavera, ma questo adesso qui si è avverato nel vero senso della parola, non solo perché è una giornata così straordinaria, ma perché soprattutto molto significativa, perché è l'inizio, ecco, di una realtà che si inserisce, come in tante altre parti del mondo, nel cuore di questo porto che l'ha sempre avuta, ma che oggi diventa effettiva, efficace, insomma, concreta. Allora, la Madonna che come stella, ecco, diventa la guida, l'orientamento per la vita di ognuno di noi.